Ben ritrovati, ben ritornati amici del Gusto Relativo. Siamo in compagnia di Antonio Palumbo, titolare dell'azienda Cantine Federiciane. Non ho sbagliato ancora, bene. Antonio, raccontaci qualcosina dell'azienda in maniera sintetica, quello ovviamente che si riferisce. Allora, la nostra azienda è alla quarta generazione, io rappresento una parte della quarta generazione perché sono anche altri miei due fratelli all'interno dell'azienda, ognuno con un compito ben preciso, quindi noi rappresentiamo una parte del territorio campano sotto l'aspetto vitivinicolo. Campi flegrei rappresentati da Falanghina e Piedrusso e poi l'isola Sorrentina con il Gragnano e Vittorio. Diciamo, le idee sono tante, sviluppiamo tante situazioni, l'obiettivo principale è quello di consolidare i nostri vini e il nostro territorio in modo particolare, farlo conoscere al popolo italiano in maniera più, diciamo, consistente, diciamo così. Io partirei nel fatto sì, cominciamo ad assaggiare qualcosina. Questa è una Falanghina, mi dicevi, dei Campi Flegrei, quindi zona, per intenderci, area nord di Napoli verso Pozzuoli. È un prodotto che si presenta molto fresco, quindi di annata. Sicuramente, al naso devo dire, floreali, presenta molta frutta, molti fiori, un vino, diciamo, da accompagnare sicuramente. Un vino che si sposa benissimo ovviamente con la cucina del territorio, soprattutto la cucina del territorio. Sulla mozzarella. Ecco, nel sapore esprime la caratteristica principale, che è la sua mineralità, quindi nasce su suoli prettamente vulcanici. Esatto, quello di cui si parlava prima, si discuteva prima, era proprio questa identificazione della Falanghina, che solitamente non è come il prodotto che stiamo bevendo, è un vino, diciamo, dai caratteri somatici completamente diversi, qui invece siamo in presenza di un vino che tira fuori molta più mineralità, molti più sapori, che non è solito di un vitigno. Questo è dato grazie ai suoli vulcanici, quindi i Campi Flegrei sono un'area completamente vulcanica presente in Campania, siamo vicinissimi alla Solfatara, quindi e tutte queste caratteristiche del terreno poi si esprimono nel vino. Ecco, anche una bella nota, diciamo, morbida, un bel tatto morbido in bocca, che lo rendono ancor più gradevole, accompagnato con questa leggerissima acidità, diciamo, fresca acidità, chiamiamola così, che lo rende sia, esatto, che lo rende sia bevibile che anche più in prospettiva. Esattamente, si predispone bene anche per questo. Esatto. Presenti poi dopo un altro vino, a meno che tu non voglia raccontarci qualche altro. Sulla Falanghina ci siamo. Bene. Adesso un altro vino che ti presento è il Gragnano. Questo è un vino storico perché è nato da mio nonno, quindi che faceva la classica rifermentazione in bottiglia, quindi il metodo classico per antonomasia. Poi successivamente, con l'avvento di mio padre e poi successivamente noi, abbiamo trasformato il metodo classico in quello che oggi è il metodo Charmat, quindi in autoclave, con una rifermentazione a temperatura controllata. Questo è stato dato per esprimere caratteristiche di giovinezza. È un prodotto giovane, fresco, dei profumi molto intensi. Vedi anche qui molto fruttato, molta frutta, una punta di erbaceo anche, che vuol dire che non fa male, e soprattutto lo identifica, lo rende identificabile rispetto a prodotti paritetici come questo qui. Pensiamo, prima si discuteva, era l'idea dell'ambrusco, non ha nulla a che vedere con l'ambrusco, se non per il fatto che è rosso e ha la bollicina, diciamo. L'unica cosa in comune è questo. Quindi anche qui abbiamo un prodotto con un colore molto intenso. Servito fresco, quindi ha questa bollicina molto delicata, non aggressiva, il tannino molto morbido nonostante un colore forte. Tannino perché, diciamolo, perché la vinificazione di questo vino è fatta, mi raccontavi prima. La vinificazione di questo vino viene effettuata attraverso una rifermentazione fatta con il musto del vino stesso. Esatto. Quindi è un lavoro molto certosino, la fermentazione avviene a temperatura controllata, quindi per un periodo massimo di 15 giorni, controllata costantemente dal nostro laboratorio interno, e
semplice, questo poi porta le caratteristiche tipiche del vitigno, cioè, che si sposa poi benissimo con la cucina locale, perché diciamo una parte diciamo della buccia, quindi le vinacce vengono lasciate a contatto con la parte del mosto, quindi c'è modo di rilasciare tutte le parti tanniche della buccia, quindi e anche le parti di colore, gli antocianini e quindi i polifenoli diciamo del vino, in modo tale che sia il colore sia il gusto un po' astringente rimangano nel vino, e dopodiché la rifermentazione è per merito della parte del mosto. Sicuramente un prodotto molto interessante, soprattutto per il fatto che solitamente non se ne incontrano di questi prodotti, soprattutto giù dove c'è un'idea diciamo di vino un po' diversa rispetto ai paesi della pianura padana, ecco, diciamo così. Assolutamente un bell'incontro, Antonio, io ti ringrazio della compagnia, in bocca al lupo a te e ai tuoi fratelli per l'azienda. Salute, viva il vino.